welfare aziendale, stare bene al lavoro. Certo, bisognerebbe anche capire che cos'è questo welfare. Stare bene al lavoro vuol dire alla fine stare bene. La persona è una, non è divisa tra lavoro e non lavoro. Ma questo è vero, però sai, uno passa tante fasi della vita, entra junior, poi magari si sposa, c'ha un compagno, una compagna, figlia, magari c'ha qualcuno a casa da accudire, diventa adulto, insomma sono bisogni che cambiano. È l'evoluzione della persona, come l'evoluzione della propria professionalità, e va accompagnata, è un momento in cui bisogna conciliare talvolta anche i diversi cambiamenti che non sempre avvengono in maniera lineare. E questo è quello che fanno le aziende che vogliono far star bene le loro persone. E poi bisognerebbe vedere sempre se è vero, ci vorrebbe uno con la faccia di bronzo, una mosca bianca che si infila dentro aziende e, intercettando dei normali lavoratori, chiede loro che cosa succede alla loro vita. Un ficcanaso. Bella idea. Perché non lo fai tu? E io, dici? Sì. Ma sai che quasi quasi... Ma senti un po', ma questa roba qua cos'era? Un gasometro. Un gasometro? Ma si può salire sopra? No. Ma è una gioia. Bene, sono pronto per entrare in azienda. L'outfit mi sembra quello giusto, formale ma senza esagerare. E poi ho anche questo bel lasciapassare del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il mio mandante. Non mi ferma nessuno. Dunque, dicevamo, conciliare i cambiamenti che avvengono nella vita delle persone. Beh, dovendo pensare a un cambiamento coi fiocchi della vita di un individuo, partirei con quello che di certo crea il maggiore scompiglio, quando arriva un figlio. E conciliare la vita familiare con quella lavorativa per mamma e papà è molto spesso faticoso. Forse sono le donne però a subire il maggiore squilibrio, e a partire dal momento in cui comunicano in azienda di essere incinta. A meno che le cose cambino, come è successo a Ivana. Ivana è un'informatrice medico-scientifica, di certo un lavoro per nulla sedentario, sempre al volante fra uno studio medico e un ambulatorio pediatrico. Ivana, io sarei curioso di sapere com'è che fai a conciliare, insomma, il fatto che sei una mamma, tra l'altro di figli ne hai tre, e col fatto che sei sempre in giro. Sì, dai, non, sì, sì, ci si riesce, basta organizzazione, basta un po' di allenamento, poi se hai la fortuna di lavorare per un'azienda che ti mette anche nelle condizioni per poterlo fare, ancora meglio. Perché dici se hai la fortuna di lavorare per un'azienda? Insomma, quando uno dice sono incinta, insomma, è una notizia bella. Ma guarda, io posso fare una differenza tra le due aziende nelle quali ho lavorato. Io le prime due bambine le ho concepite quando lavoravo in un'altra grande multinazionale. E poi ho fatto la scelta di cambiare e dopo un annetto che ero assunta in questa nuova azienda ho cercato la terza gravidanza, è arrivata e ovviamente super felice, ma non ti nascondo che ero molto molto tesa quando insomma è arrivato il momento che dovevo comunicare che ero incinta. Sono comunque momenti importanti. Senti, ma tu dimmi una curiosità, oggi dove, cosa prevede il tuo programma? Dov'è che ti raggiungo adesso? Ma come sai, io lavoro in giro, sono un'informatrice, ma sono passata questa mattina in azienda perché dovevo prendere degli appuntamenti e a breve parto per la Ma dai, anch'io sono qua in azienda. Ma dove? Noi ci incrociamo. Ma sei qui, ma eccomi! Dai, ti raggiungo.
Quindi Ivana, mi vuoi dire che hai sentito la differenza fra il prima e il dopo, diciamo le maternità che hai vissuto nella vecchia azienda e l'ultima maternità? Confermo, guarda, assolutamente sì. Non riuscivo a credere alle mie orecchie. Sono stata contattata dal responsabile HR che mi ha ovviamente fatto le congratulazioni, ma mi ha poi descritto tutte le pratiche che dovevo mettere in atto nei mesi in cui lavoravo da donna gravida e descrivendomi anche il momento in cui, dopo la maternità, quando rientravo, tutte le opportunità che venivano offerte ad una donna, a una insomma, mamma con un neonato, con un bambino piccolino. E devo ammettere che stentavo a credere che a parole corrispondessero fatti, e invece è stato proprio così. E dici, ti sei messa e detto aspetteremo, guarda, tante parole, sì, invece sono presa. No, giuro, veramente. E questa cosa ripaga, perché ti viene veramente voglia di far bene, voglia di ripagare l'azienda stessa. Perché secondo te questo è anche un esempio per le tue figlie, una guarda, mamma che no, lavora, che torna. Forse la cosa più importante, guarda, io sono cresciuta con una mamma lavoratrice e credo che la mia energia la devo anche al fatto che sono cresciuta vedendo lei, mamma che ha cresciuto 4 figli lavorando, e io mi sento fortunata ad avere la stessa opportunità, perché le mie bambine vivono la vita familiare osservando tutti i giorni una mamma che riesce a fare la mamma, la professionista, la moglie, la casalinga, tutto, cercando di incastrare. È un bel mix, però ce la si può fare, e questa cosa credo che per le bambine sia un grande plus. Senti, ma non voglio neanche approfittare troppo del tuo tempo, adesso sei in partenza, dove vai? Adesso con la mia macchinina vado a trovare una dottoressa a Monza. Villa Reale, accanto alla Villa Reale c'è una pediatra che mi aspetta. Guarda lì, vabbè, buon viaggio. Grazie. Problem solving, time management, negoziazione, capacità di cavarsela con poche o nessuna certezza. Non è il programma di una prestigiosa business school, diciamo più una cosa del tipo learning by doing, imparare facendo. Di cosa sto parlando? Di crescere un figlio. Certo, un corso di sopravvivenza per futuri genitori che alleni le famose soft skills, di cui tanto si parla anche al lavoro, sarebbe utile. E infatti c'è, come mi ha raccontato Anna, mamma di Filippo e Giorgio. Anna, Filippo, Giorgio, Royal Family! Filippo e Giorgio, cioè non paga di un figlio, ne hai fatto anche un secondo, cioè sai che è un rischio, eh? Ah, guarda, è proprio un'esperienza che io definirei travolgente, nel senso che ti cambia proprio il concetto di spazi personali, di ritmi di vita, di giorno, della notte, però allo stesso tempo è un arricchimento del proprio mondo, di emozioni, di colori, e che poi, se vuoi, puoi anche applicare in altri contesti, come ad esempio quello lavorativo. In che senso? Nel senso che poi io ho, diciamo, maturato un po' le consapevolezze grazie al master che genitori che mi ha offerto la mia azienda, che mi ha permesso appunto attraverso... Il master sì. Genitori? Cioè l'azienda ha istituito un corso? Esattamente, è un master, è un corso che l'azienda ha dedicato a tutti i neogenitori, quindi io l'ho fatto all'incirca entro il primo anno di Filippo, in cui attraverso, diciamo, lezioni virtuali, momenti di condivisione con altri genitori della tua azienda, mini workshop e momenti appunto di relazione, tu acquisisci la consapevolezza diciamo delle risorse che hai nel momento in cui diventi genitore, e le applichi, e l'applicabilità poi nel contesto lavorativo. La prima di queste che mi sento di dire è la capacità di ascolto, cioè quando una persona diventa genitore, nei primi anni di vita del bambino non c'è la possibilità di comunicare con lui attraverso il linguaggio della parola.
ma attraverso la capacità di intercettare quelle che sono le sue esigenze. E dici, come con i bambini, anche al lavoro i colleghi a volte, esatto, così si esprimono con grugniti, con facce strane. Magari non proprio grugniti, però il non verbale, il non detto può essere magari più facile recepirlo, insomma, intercettarlo. Oh, ti ho rubato un sacco di tempo, tra l'altro il caffè della macchinetta devo dire che qua non era niente male. Cosa devi fare adesso? Un sacco di riunioni, infatti adesso vado perché dai, ti accompagno. Grazie. In tutto questo non abbiamo ancora parlato del cosiddetto trattamento economico, perché fare un figlio richiede anche un certo investimento e il vil denaro a volte può aiutare a prendere decisioni con maggiore serenità. Come quando una madre, per esempio, decide di usufruire non solo della maternità obbligatoria, ma anche della maternità facoltativa. Altri 6 mesi, sì, ma retribuiti? E come? Me lo sono fatto spiegare da Fiammetta, che di maternità ne ha vissute 2. Fiammetta, toglimi una curiosità, ma tu che sei stata mamma 2 volte, qual è il ricordo più bello che ti porti dietro da queste 2 esperienze? Se sono diverse, se è successo qualche cosa, un inciampo, invece una sorpresa, una cosa bella? Allora, il ricordo più bello è quando ti danno in braccio il bimbo dopo che hai partorito, cioè è bellissimo, lo vorresti fermare il tempo. Perché è finita, dici, finalmente fuori. No, perché vuoi, cioè, per fortuna conosci, tieni in mano il bimbo che hai portato in grembo per 9 mesi, quindi è bellissimo, vorresti fermare il tempo. E poi un altro ricordo, secondo me, quando ho realizzato di essere incinta per la seconda volta, perché sapevo già un po' quello che mi stava succedendo, lo vivi con una consapevolezza diversa, no? E quindi mi sono goduta forse di più ogni momento rispetto che durante la prima gravidanza, dove sei magari un po' spiazzato. E con il lavoro come hai fatto? Col lavoro sono stata fortunata, perché innanzitutto ho sempre avuto un clima di serenità in azienda, che non è male. Quando tu racconti di essere incinta, tutti sorridono, tutti ti sono amici, tutti si interessano, quindi vivi tutto questo periodo proprio bene, perché non hai l'ansia, appunto, di dover dare delle spiegazioni in ufficio. E poi ho avuto la possibilità di coccolare i miei bambini per tantissimo tempo, tutta la maternità obbligatoria, ma ho usufruito anche appieno della maternità facoltativa. Spiegami, nel senso che hai scelto di prenderti qualche mese in più? Sì, ho scelto di sfruttare la possibilità di avere 6 mesi di maternità facoltativa, che vengono normalmente pagati dall'INPS il 30%, e che invece la nostra azienda aggiunge, insomma, contribuisce un altro 30%, arrivando quindi a una retribuzione del 60%. Caspita, cioè, è tantissimo. Quindi è come stare facendo un part-time, esatto, abbondante. Esatto, e quindi questo poter avere alle spalle un supporto economico comunque buono fa sì che in famiglia abbiamo potuto scegliere di goderci ogni minuto con i bambini fino all'inserimento al nido, quindi accompagnandoli all'inserimento al nido. Bella Fiammetta, e belle le storie delle persone che sto incontrando. Lo so bene che nel mondo reale le cose non vanno sempre così, la strada da fare è ancora lunga, ma intanto accendiamo una luce su quello che va. Pensavo, effettivamente questa faccenda del rientro al lavoro non è da sottovalutare. Una mamma che lavora può banalmente avere bisogno di allattare il proprio bambino, e quando il carico diventa impegnativo, per esempio quando i figli sono 2, ridiscutere il proprio orario di lavoro. Di questo e di altro ho parlato con Rosa e Valeria, di fronte al baluardo della tecnologia che ogni brava realtà lavorativa dovrebbe mettere a disposizione delle proprie persone. La macchinetta del caffè. Rosa, lascia che ti offra un caffè. Grazie mille. Alla macchinetta, eh. Cosa prendi? Espresso senza zucchero, grazie. Senza zucchero, espresso. Allora, una rosa, come dice la poesia, d'altra parte. E Clarissa? Clarissa, la mia bimba, sì. Clarissa, 18 mesi, 17 mesi, un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Allora, dirò un anno e mezzo. Ma Clarissa perché? Un omaggio a Santa Chiara oppure a Caruso Pascoschi? Perché mi piaceva il nome.
semplicemente. Questo mi sembra anche una buona idea. E com'è andata la maternità? Molto bene, non mi lamento. Sono stata sempre bene, per fortuna, tranne che per la fine della gravidanza, che la mia bambina è nata a settimina, è nata a 31 settimane. Sì. Sai che sui settimini si dicono... Insomma, tante leggende, tanto sì. Poteri, premonizioni. Tu come la vedi? Vi saprò dire, sono un po' piccolina, insomma. E il rientro al lavoro com'è stato? Bene, tutto bene, nel senso che sono rientrata a 6 ore alla settimana perché comunque allattavo e quindi con l'allattamento non sono rientrata alle 8 ore ma con 6 e fino all'anno della bambina, quindi quando Clarissa poi ha fatto un anno sono rientrata alle mie solite 38 ore, ecco. Ah, Valeria, 35 anni, educatrice, sposata con uno che lavora in cooperativa, insomma, casa e bottega, e adesso anche una seconda bimba, Maria Sole. Quanto c'ha? 7 anni. Cioè, 7 anni. E l'altro bimbo? 10 quasi. 10. Ma ti ricordi ancora com'è stata almeno la seconda maternità, quella di Maria Sole? È andata benissimo, sono sempre stata super energica e nel frattempo ho anche fatto un master di alta formazione che mi ha proposto la cooperativa per cui lavoro. È stato molto interessante. Cioè, quindi mentre eri in maternità la cooperativa ti ha dato la possibilità di formarti facendo un master. Riconosciuto, c'è cioè una roba vera. Sì, un master di apprendistato. E poi al rientro, cioè, hai cambiato ruolo, come funziona il tuo ménage familiare? Anche perché immagino che adesso che i bambini iniziano a essere grandi, si muovono, si spostano, vogliono fare cose, sia anche complicato stargli dietro. Esatto, è un po' più in movimento. Ho cambiato servizio, lavoravo a scuola, adesso lavoro in una comunità per adolescenti e con un part time, 28 ore a settimana circa. Questo mi consente di riuscire a seguire i bambini. E anche di farti un po' i fatti tuoi. Esatto. Ma cosa fai nel tempo libero, se è lecito sapere? Beh, sì, assolutamente. Yoga, meditazione, leggo e vado a camminare. Yoga, meditazione, lettura, cammino. Faccio la bella vita. Faccio la bella vita, mi confessa scherzando Valeria. E davvero non si capisce perché non dovrebbe farlo. Fermatevi un secondo a ragionare. Uno decide di avere un figlio, fa parte del suo progetto di vita, si predispone al cambiamento, insomma, un po' sa quel che gli spetta. Ma le aziende lo sanno? E sanno cogliere gli aspetti positivi di quel cambiamento? L'ho chiesto a Sonia, la direttrice delle risorse umane. Avete visto? Sono arrivato ai piani alti. Vabbè, confesso. C'è chi ha messo una buona parola per me, Maya, un'altra mamma che tra l'altro ho conosciuto in un luogo piuttosto insolito, la sala allattamento dell'azienda. Allora, si è addormentata? Così pare. Oh, bene. Anna, questa è la tua? Terza. La terza, ormai sei abituata. Una però veterana. È carina questa cosa di una sala dove c'è anche questa poltrona tutta ergonomica che va bene per allattare, tipo una nursery aziendale. Sì, è la nostra sala allattamento. Io la trovo una rappresentazione proprio della cultura dell'azienda, che è proprio una cosa che spiega alle persone che i bambini qui sono i benvenuti. Eh beh, certo. È normale allattare, è normale venire in ufficio con i bambini se ce n'è bisogno. Quindi per me è uno spazio prezioso di questa azienda. E com'è rientrare al lavoro dopo le maternità? Ognuno è diversa, ogni volta? Secondo me il rientro dalla maternità è un momento chiave nella vita di una mamma o di un papà, perché sei comunque una persona cambiata. Devo dire che tutte le volte ho avuto la possibilità di fare un colloquio con il direttore, la nostra direttrice HR, ed è stato molto importante. Primo perché mi ha dato un segnale di importanza, di valore, no? Di valorizzazione. Mi sono sentita valorizzata, considerata in questa mia nuova
esperienza. E poi perché ho avuto la possibilità di chiedere anche cosa volevo fare, dove volevo andare, quali erano i miei obiettivi. Cioè tu rientri dalla maternità e vai in azienda a bussare alla porta delle risorse umane, pronto, eccomi qua, ho bisogno di parlare. Esatto. Sonia, devo confessarti che sto valutando di presentare una candidatura in azienda, perché qua sento raccontare tante belle storie. Come si fa? Molto bene, c'è un processo di selezione molto rigoroso, per cui ti invito a consultare il nostro sito e a inviare la tua candidatura. Ecco, vedi, i bei tempi del paternalismo, uno conosce qualcuno cui chiedere una mano, non vale più niente. No, non vale più niente. Però devo dire, scherzi a parte, è interessante, parlando con Maya, mi dice al rientro della maternità la prima cosa che faccio è vado a parlare con la mia direttrice risorse umane. Allora, io da 11 anni intervisto tutte le mamme che rientrano dal congedo e da qualche anno ho iniziato a intervistare tutti i papà al rientro. E mi porto a casa un grandissimo capitale umano di emozioni, di difficoltà, anche di soddisfazioni. Di tutto questo l'azienda che cosa si porta a casa? Si porta a casa tantissimo e il bilancio è positivo. Prima di tutto io ho azzerato praticamente l'assenteismo e quindi ho ottenuto dei tassi di produttività altissimi, perché tu puoi immaginare, no? Se l'azienda mi è vicino nella cura dei miei figli, che è la cosa che mi interessa di più, io do il 300% all'azienda, anzi l'azienda diventa la mia azienda, io non perdo talenti, non ho criticità, the great resignation non esiste da noi. Ci sono naturalmente delle situazioni anche personali di cambio, però come posso dire, non si vive, no? Adesso ho perso il talento, cosa faccio? Devo reclutare di nuovo, devo di nuovo formare la persona. Quelli sono tutti costi che sono non evidenti magari, devi metterti lì a calcolarlo. Io l'ho fatto e tutte queste misure che ti sto dicendo per il welfare, per le persone, per tutta la parte di supporto anche di maternità facoltativa che passiamo al 60%. Noi non lo facciamo per buonismo, ci crediamo, crediamo che queste misure incrementino la competitività dell'azienda. Le donne devono crescere e devono contribuire a rendere l'azienda più innovativa, più creativa, più produttiva, più competitiva. E questo è avvenuto.